Ha fatto tappa anche a Salerno, l'Hotel Mediterraneo e il tour di promozione tra le Camere di Commercio per i bandi di sostegno per artigianato e commercio, per la prima volta anche quello ambulante in Campania promosso dalla Regione. Dopo aver toccato tutti i capoluoghi di provincia, compreso quello regionale, anche stavolta il governatore De Luca e l'assessore alle attività produttive Marchiello hanno illustrato i termini e le novità contenute negli avvisi, che stanziano 25 milioni di euro, il primo da 10 milioni per micro e piccole imprese operanti nel settore dell'artigianato, il secondo di altrettanti 10 milioni di euro per il commercio per accrescere la competitività, l'ultimo da 5 milioni per il commercio ambulante, per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali. È una misura importante per dare una mano dopo anni e anni di crisi, riduzione dei consumi e quant'altro. L'obiettivo che abbiamo dato a Sviluppo Campania è quello di accorciare i tempi e di semplificare la procedura, che in genere quando partono i bandi della Regione Campania non si sa mai quando si arriva alla conclusione. L'obiettivo che abbiamo dato è quello di fare arrivare entro marzo i contributi agli operatori commerciali e artigianali. Questo è il tempo che abbiamo dato per chiudere questo bando. È evidente che non copriremo tutta la domanda. Stiamo cercando di reperire altre risorse per varare un altro bando a favore del commercio e dell'artigianato. Siamo molto fiduciosi, abbiamo una grande attesa nel mondo del commercio e dell'artigianato. Credo che avrà un grande successo questo bando e sarà un motivo di grande soddisfazione per noi, anche perché abbiamo non solo la tonificazione di un settore commerciale ma anche del mercato del lavoro, perché le imprese artigianali commerciali sono a grande intensità di occupazione e quindi ci garantiranno anche nuovi occupati.